la presentazione della nuova aerosuperficie e altre opere di urbanizzazione nell'area di Castacolo, il sindaco Gambini commenta: è una giornata importante per la città. A Lucrezia di Cartoceto gli alunni della scuola Marco Polo hanno approfondito la conoscenza delle tipologie di rischio e del sistema di protezione civile, simulato il rischio di terremoto e il soccorso a persone. Una borsa di studio da 1000 euro agli studenti liceali e universitari più meritevoli, aperte le candidature grazie al bando finanziato con il lascito delle sorelle Mondo. Turismo, ambiente e occupazione con il progetto integrato locale, finanziati interventi per 1 milione di euro in 4 comuni del Gar Flaminia Cesano, Monbaroccio e il Capofila. Domenica la giornata nazionale delle famiglie al museo, iniziative a Fano e lungo la Flaminia, collaboratori, letture e caccia al tesoro. Buonasera e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In apertura la cronaca con il furgone in fiamme ieri sera intorno alle 22 in via degli Abeti a Pesaro. Il mezzo, che era parcheggiato vicino ad una carrozzeria, è andato completamente distrutto. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, le fiamme non si sono propagate ai veicoli vicini. Sul posto anche la polizia e i carabinieri, che indagano sulle cause dell'incendio. Non si esclude l'ipotesi dolosa. Cambiamo argomento. Ad Urbino, nell'area del santuario di Castacolo, è stata presentata la nuova elisuperficie e altre opere di urbanizzazione. Sentiamo le dichiarazioni del sindaco Maurizio Gambini rilasciate al termine della conferenza stampa. È stato progettato sul finanziamento della Regione del sistema sanitario per l'emergenza urgenza e finalmente ce l'abbiamo completato. I prossimi giorni verrà collaudato con l'elicottero che dovrebbe atterrare. Speriamo l'unica volta, quindi non averne mai bisogno, però è un progetto importante per il sistema sanitario, che non può essere ovunque nel territorio questa rete di eliporti per il volo notturno. E col maltempo chiaramente ci dà più sicurezza. È chiaro che qui c'è stato realizzato appunto il santuario del Santo Sacro Cuore di Gesù, che vede realizzato questo parcheggio dove siamo in questo momento, le opere d'urbanizzazione, quindi il camminamento per arrivarci, chiaramente il completamento di tutte queste opere insieme, che si sono intersecate anche con i lavori, anche con un po' di lungaggini, da ultimo l'illuminazione, che finalmente darà nuova luce, l'illuminazione di tutto il camminamento del parcheggio, che darà nuova luce proprio a questo luogo, che è un luogo di culto, che è un luogo anche che valorizza da un punto di vista turistico la nostra città, perché anche questo è meta di pellegrinaggio di persone che vengono a visitare il santuario e automaticamente arrivano in città. Quindi è un momento molto importante per la nostra città. Questo santuario voluto da Don Elia Bellebono, che è stato commemorato proprio i giorni scorsi, morto 10 anni fa, che ha avuto questa visione di venire a costruire qui questo santuario, ha avuto proprio l'indicazione e finalmente questo sogno si è realizzato. Oggi, con le opere che stiamo inaugurando, darà sicuramente nuova luce, come ha detto il presidente Cucco della fondazione, nuova luce a questo luogo importante dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista culturale e anche turistico. Quindi è un momento molto bello per la nostra città. Andiamo a Lucrezia di Cartoceto, dove i ragazzi della scuola Marco Polo questa mattina hanno approfondito la conoscenza delle tipologie di rischio e del sistema di protezione civile presenti nel territorio. C'era per noi Filippo Pucci. Si chiama Progetto Scuola Multimediale Locale ed è l'iniziativa ideata dal Gruppo di Protezione Civile di Cartoceto insieme all'Istituto Marco Polo di Lucrezia e alla collaborazione del Comune. Si tratta di un momento di diffusione della cultura di protezione civile in caso di calamità naturali, rivolta ai giovani studenti. A partecipare all'iniziativa, oltre al Gruppo Comunale di Cartoceto, il CISOM, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta,
l'esercito italiano, i vigili del fuoco, l'arma dei carabinieri, i carabinieri forestali e il CB Club Mattei di Fano. Un'intera mattinata dedicata alle specifiche funzioni dei vari organi che intervengono in caso di emergenza. È una giornata dove far capire ai ragazzini come comportarsi in caso di una calamità naturale, e in questo caso parliamo di terremoto, di evento sismico, quindi, e in più cerchiamo anche di far passare il giusto messaggio che la protezione civile non è soltanto il volontario che vedono vestito di giallo, che è un gruppo comunale o comunque sia anche altre divise sempre di volontari, ma anche è un sistema formato sia da professionisti sia da volontari che lavorano insieme, lavorano in sinergia e in caso di qualsiasi calamità, sia evento sismico sia anche quando si va a trattare per altri eventi. Quest'anno tocchiamo l'evento sisma, mentre altri anni abbiamo toccato da un evento franoso, incendio e quant'altro. Quindi andiamo a cercare ogni anno un evento diverso per poter formare i bambini nel loro percorso, e li andiamo a prendere in terze e quarte elementari in modo da poter informare i bambini al meglio. La mattinata è proseguita poi con dei momenti di approfondimento delle varie forze di polizia, con possibilità di scoprire e salire sui mezzi presenti. Il tutto si è concluso poi con una esercitazione e dimostrazione di un evento sismico su un edificio. Quest'anno simuleremo un evento sismico, quindi una casa fatta con degli scatoloni la faremo crollare simulando uno sisma, e di conseguenza faremo partire con una chiamata i vigili del fuoco che correranno in soccorso, e quindi le ambulanze che andranno a immobilizzare e a stabilizzare le persone per poi portarle fuori dal campo. Naturalmente è semplice finzione, però per far capire, per far conoscere ai ragazzini, e non solo ai ragazzini, ma questo è anche un qualcosa che per quei genitori che accompagnano i ragazzini, per far capire quanto lavoro e quante cose ci sono dietro un evento sismico, anche se sinceramente è un po' riduttivo questo, perché comunque quando c'è un evento sismico c'è la partenza di tantissime forze e di professionisti che chiaramente vanno anche a rischiare, insomma, di loro. E ora diamo spazio alle vostre segnalazioni, partendo dalle foto scattate da un nostro reporter di strada che ha voluto mostrare le condizioni del cavalcaferrovia di Viale Battisti. Per l'infrastruttura, ha spiegato il telespettatore, il Comune ha già provveduto nelle parti di propria competenza, mentre RFI non ha ancora recepito l'urgenza dell'intervento. Proprio martedì, ha proseguito, ho assistito al transito quasi simultaneo di un bus e di un auto articolato all'apice del ponte che unisce Centro Storico e Viale Battisti. È un ritardo non più tollerabile. Un'altra segnalazione ci è arrivata da Senigallia, tra Vallone e Bettolelle, dove c'è una vera e propria discarica a cielo aperto con mobili e cartoni abbandonati lungo il fiume. Cambiamo argomento, e di un milione di euro l'impatto del progetto PIL, il progetto integrato locale Marca Flaminia, che ha visto finanziare interventi in quattro comuni del GAL Flaminia Cesano. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Simona Zonghetti. E poi ogni comune suo, ma saranno progetti che... Fare rete, favorire l'occupazione, avviare nuove attività imprenditoriali, salvaguardare il patrimonio culturale e ambientale, incentivare il turismo locale e creare un'identità territoriale sono i comuni di Monbaroccio, Montefelcino, Colle al Metauro e il municipio di Monteciccardo nel comune di Pesaro, i destinatari del finanziamento di 1 milione di euro grazie al PIL Marca Flaminia Colli Borghi Castelli. Si tratta di un percorso di confronto strutturato tra i comuni, imprese locali e cittadini, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dei
dei territori grazie al sostegno di fondi comunitari. Infatti, dopo l'adesione al progetto integrato locale, è seguita la partecipazione ai bandi pubblici emanati dal GAL Flaminia Cesano per la concessione dei contributi utili a realizzare gli interventi. Siamo veramente contenti come Ambarroccio di essere capofila in questo percorso, perché in questo percorso quello che è il valore aggiunto è la valorizzazione anche del privato. Si parla anche di nuovi posti di lavoro, si parla di un territorio che può promuovere le sue peculiarità e in questi percorsi raggiungere quelli che sono i valori storici. Pensiamo ai nostri borghi, pensiamo ai nostri palazzi municipali, piuttosto che in realtà come Palazzo del Monte, piuttosto che il Beato Sante su Monbaroccio ed altre realtà che troviamo negli altri comuni. Quindi tanti comuni, tante realtà che parlano una sola lingua, atta a valorizzare un territorio, le sue eccellenze, la sua storia. I progetti presentati riguardano interventi strutturali di recupero e di riqualificazione di spazi e antichi sentieri, ma anche la definizione di percorsi tematici di interesse storico e ancora la realizzazione di nuove attività ricettive e avvio di attività imprenditoriali. Dal turismo enogastronomico, al turismo culturale, religioso, quindi abbiamo un territorio vasto e una prospettiva vasta per chi è che vuol venire a visitare l'entroterra dei nostri luoghi. Noi nello specifico abbiamo puntato tanto sull'enogastronomia, andando a realizzare un'area di sosta nella frazione di Monte Montanaro del comune di Montefelcino e a risviluppare quello che era il territorio paesaggistico ambientale che confina poi con il comune di Monbaroccio. Quindi abbiamo recuperato quelle che sono le cose più caratteristiche del borgo di Fonte Corniale. A Colli al Metauro, invece, gli interventi riguardano la riqualificazione di antichi sentieri, lo sviluppo della fruibilità dell'area antistante le mura del centro storico di Monte Maggiore e la riqualificazione delle aree di sosta camper nel borgo di Saltara. Il contributo concesso è di 200.000 euro. A questi, però, se ne aggiungono 146.000 per il recupero funzionale dell'ex mattatoio di Serungarina e di tre lavatoi storici di Serungarina, Saltara e Pozzuolo. Passando poi al comune di Monte Ciccardo, l'attenzione si concentra sul conventino dei serviti di Maria. Abbiamo inserito la riqualificazione di 5 stanze che diventeranno delle stanze polifunzionali al piano terra, l'ala nord-ovest del chiostro, pensate come uno spazio appunto polifunzionale per ospitare ulteriori spazi per le mostre che già facciamo, essendo diventato il conventino di Monteciccardo parte dei musei di Pesaro, ma anche spazi per ospitare i produttori locali e gli artigiani locali in dei momenti di mostra mercato che possiamo fare per portare gente e attrarla sul territorio. Nei giorni scorsi a Colli al Metauro sono iniziati i lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica del plesso Rodari nella località di Posta Vecchia, che accoglie una scuola materna e l'asilo nido comunale. Per l'intervento il comune ha ottenuto un contributo pari a 600.000 euro e ha cofinanziato l'opera per circa 100.000 euro. Inoltre il comune è intervenuto con propri fondi per circa 90.000 euro per riqualificare una struttura comunale a Tavernelle, che è stata sede in passato di una scuola elementare, al fine di ospitare per il tempo necessario al completamento dei lavori della Rodari i bimbi della materna e dell'asilo nido. Con l'intervento di ripristino e di difesa della rete fognaria, partito in questi giorni a Cagli, si stanno concludendo i lavori di somma urgenza realizzati da Marche Multiservizi in seguito agli eventi alluvionali del 2022 nei comuni di Cantiano, Frontone, Pergola, Sera Sant'Ambondio e appunto Cagli. Complessivamente da aprile, quando sono stati approvati in conferenza dei servizi i progetti e sono state impegnate le risorse, Marche Multiservizi ha realizzato 25 interventi per un importo complessivo di 5,2 milioni di euro, di cui 2,8 per interventi di ripristino per il settore fognario e depurativo e quasi 2,4 per il settore idrico e potabile. Cambiamo argomento, la Fondazione Palma ed Elia Mondo annuncia l'apertura delle candidature per le borse di studio finanziate con il lascito delle due sorelle che nel 1977 destinarono il loro ingente patrimonio alla città di Fano. Vediamo il servizio curato da Massimo Foghetti. A raccontarla sembrerebbe una favola, oppure una notizia ascrivibile alle curiosità.
Invece, la storia delle sorelle Mondo, che lasciano il loro ingente patrimonio alla città di Fano perché si possano premiare gli studenti e curare cani e gatti, è del tutto vera. Quel patrimonio, che nel 1997 ammontava a 850 milioni di lire e che oggi è di 433 mila euro, è gestito da una fondazione, la quale, come da testamento, ogni biennio ne distribuisce i frutti. Vengono premiati gli studenti liceali più meritevoli e gli universitari che si sono distinti nel voto di laurea. Oggi si sono aperte le candidature che potranno essere notificate alla Fondazione fino al prossimo 4 dicembre. L'iniziativa è stata presentata dal presidente della Fondazione Palma e degli Amondo, Giuseppe Franchini, e dall'assessore Samuele Mascarin. Borse di studio sono borse di studio per studenti fanesi che siano nati e residenti a Fano. E poi la stravaganza più curiosa è un lascito per cani e gatti, perché venisse fatta una mostra di cani, un'altra mostra di gatti, eccetera. E sono curiosità, particolarità che poi sono state anche ben documentate dal quadro di Tom Storer. Gli studenti dei licei indicati dalle due sorelle verranno nominati direttamente dai dirigenti scolastici sulla base del loro curriculum studentesco e dei risultati dell'esame di Stato. Per quanto invece riguarda gli studenti universitari, sono due le annualità che andiamo a riconoscere: agosto 21, luglio 22, prima annualità, e agosto 22, luglio 23, la seconda annualità. Bisogna riconoscere che, come dire, la generosità di queste due sorelle ancora oggi riesce a lasciare un segno nella nostra comunità. Sono stati quasi 300.000 euro in 25 anni. Le risorse che sono state distribuite e assegnate innanzitutto agli studenti meritevoli delle secondarie e di secondo grado dell'università, ma anche i lasciti per Avis, AIRC, le società e le associazioni che si occupano del benessere e della tutela degli animali, o il sostegno alle attività sportive. Un modo quindi molto concreto di rappresentare, anche guardando al futuro, il loro amore per la nostra città, e da questo punto di vista credo che a distanza di 25 anni sia importante che la nostra comunità mantenga viva la memoria delle sorelle Mondo e anche continui in qualche modo a ringraziarle. L'Università dei Saperi festeggia i 20 anni di attività e i 150 dalla nascita di Grimaldi. Domenica, nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone, l'associazione presenterà i corsi e le iniziative dell'anno sociale 2023-2024. Perché quest'anno l'Università dei Saperi apre il nuovo anno sociale in una ricorrenza importante, perché quest'anno festeggiamo il ventennale dell'associazione. Quest'anno i nuovi iscritti riceveranno infatti anche in omaggio un bellissimo libro frutto di una ricerca fatta presso la Biblioteca Federiciana su un manoscritto di Giulio Grimaldi, di cui fra l'altro ricorre il 150enario, e quindi questa è la seconda ricorrenza importante. Usciamo anche quest'anno con tanti corsi, sono più di 70. A fianco dei corsi, come di tradizione, abbiamo circa una dozzina di eventi rivolti a tutta la cittadinanza, quindi a cui tutti possono partecipare. Cicli di conferenze, per esempio uno sulla bellezza della ragione, che è poi il tema conduttore dell'anno sociale di quest'anno, quindi un ciclo di conferenze dedicato a questo, un ciclo di conferenze dedicato a Don Milani, perché anche questa è un'altra ricorrenza, il centenario della nascita, oltre a collaborazioni per la prima volta con un'altra associazione di Fano importante, che è il Circolo Bianchini. Abbiamo due conferenze al Gonfalone sul tema della Cina, rapporti con la Cina dal punto di vista geopolitico, e un'altra dal punto di vista culturale e filosofico. Come sempre l'associazione svolge lo sguardo ai giovani. Quest'anno addirittura tra i docenti abbiamo tre giovani studenti universitari iscritti al terzo o al quarto anno che terranno dei corsi presso di noi. Sono ragazzi veramente molto bravi.
sul sito dell'associazione www.unisaperi.it chiunque può trovare, visualizzare e scaricare il nostro programma, tenendo conto che le copie cartacee possono venire a ritirarlo presso la nostra sede di via De Cuppi 7 tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno. Voglio anche ricordare a tutti che domenica prossima, 8 ottobre alle 17, faremo la cerimonia di inaugurazione presso il Cinema Gonfaloni di Fano e attraverso anche uno spettacolo del Teatro Linguaggi con Fabrizio Bartolucci e con Elisa Ridolfi, e quindi oltre a informarvi sulla nostra attività vi allieteremo un po' anche la serata. Domenica 8 ottobre in Italia si celebra la giornata nazionale delle famiglie al museo. Anche Fano aderisce al programma con una serie di iniziative illustrate dall'assessore Cora Fattori. In questi mesi abbiamo lavorato per dare nuova forza all'istituzione museale e non solo, abbiamo lavorato anche per rafforzare la rete dei musei della Flaminia. Ecco che con l'iniziativa FAMO, che è un'iniziativa nazionale ed è l'iniziativa di famiglie al museo, cerchiamo di fare un altro passo avanti in questo progetto più completo e più complesso di cui vi abbiamo parlato tante volte. Quindi domenica 8 ottobre sarà l'occasione per andare con tutta la famiglia al museo del Palazzo Malatestiano, ma anche ad altri musei che afferiscono alla rete della Flaminia. Se venite al Museo Civico del Palazzo Malatestiano avrete due bellissimi laboratori. Domenica 8 alle ore 16:30 letture a cura di Nati per Leggere in collaborazione con il nostro sistema bibliotecario, che diciamo che è un sistema che a livello nazionale si difende molto bene. E alle 17:30 apriti museo a cercare fortuna, una piccola caccia al tesoro per scoprire qual è la fortuna che si nasconde dentro il nostro museo. Però ci sono, come dicevo, altre iniziative lungo tutta la Flaminia. Abbiamo il Museo Archeologico e della Via Flaminia di Cagli, che farà una bellissima caccia al tesoro alle ore 16. Alle ore 17 Noi Siamo Creativi, al MOS, Sala dei Mosaici di Saltara, un laboratorio in cui potrete esprimere assieme a tutta la famiglia la vostra creatività. Poi alla Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo alle ore 9 di mattina, una giornata da ricercatore. E infine l'Antiquarium Pitium Mergens di Acqualagna alle ore 16:30, laboratorio Il Piccolo Archeologo. Questo è molto importante perché valorizza tutta un sistema museale e tutta una rete, quindi avete l'imbarazzo della scelta e ci vediamo domenica al museo, scegliete voi quale. Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato al 50° anniversario di una nota azienda fanese, un traguardo festeggiato sabato scorso alla cooperativa Tre Ponti. Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338-4968-250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di Strada by Fano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.